Benvenuti al punto, la trasmissione settimanale di approfondimento politico e amministrativo dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, andiamo a conoscere i nostri ospiti per questa puntata, Renato Locchi, capogruppo del Partito Democratico, buongiorno, buongiorno. e buongiorno anche a Raffaele Nevi che è il capogruppo di Forza Italia. Grazie. Partiamo dall'economia e dal lavoro, lo facciamo con la maggiore realtà occupazionale, la ThyssenKrupp, che negli ultimi mesi sta preoccupando non poco la realtà ternana, ma Umbra in generale, circa la progettazione aziendale futura. Ma non c'è solo ThyssenKrupp, ci sono moltissime altre realtà in tutto il territorio regionale che stanno destando qualche preoccupazione. Renato Locchi. Certamente, il tema dell'economia e del lavoro è il tema a livello nazionale, ovviamente per certi aspetti, ancor più che in Umbria. E quindi la vera svolta, la riforma delle riforme che tutte le riassume è il lavoro, come qualcuno dice a livello nazionale. Ripeto, vale molto per la nostra regione. La vicenda ultima alla quale lei fa riferimento della ThyssenKrupp, che è un fatto non solo regionale ma è un fatto nazionale, ovviamente preoccupa ancora di più perché si inserisce in un quadro negativo che rimane nella sua negatività e su cui il Consiglio regionale ha, ha discusso diverse volte strumenti diretti, devo dire non è che è, ne possieda il, la Regione dell'Umbria. Importante da questo versante è stato il dibattito ultimo della settimana scorsa all'Orché il Consiglio regionale ha discusso e approvato la programmazione dell'Umbria in Europa 2014-2020. Quello che in Italia e quindi in Umbria, ma quello che in Italia manca da troppi anni è una politica industriale su settori fondamentali questo noi lo abbiamo detto in presenza di governi diversi, si chiamavano Berlusconi, si chiamavano Monti, devo dire oggi anche un governo che si chiama Renzi, ancora il nostro Paese rimane sfornito di politiche industriali sui settori strategici, al contrario di quello che avviene in altri Paesi europei e del mondo. Quindi questa... eh, ovviamente prego, scusa, prego, prego. Scusi, se è, se manca una politica industriale a livello nazionale è ben difficile ricavare uno spazio per le singole realtà regionali, Umbria inclusa. Nevi, lei viene da Terni, quindi vive più direttamente rispetto a molti suoi colleghi questa realtà e questa preoccupazione che le acciaierie sicuramente destano. In un periodo come questo, sì, tra l'altro, Terni è una realtà che ha avuto già dei problemi per quanto riguarda la chimica, che è l'altra gamba su cui si regge l'economia appunto di, de, del territorio Ternano, ma non solo del territorio Ternano, come ha giustamente detto ieri il sindaco Romizzi nell'esprimere solidarietà alla città di Terni per questa ennesima partita che si apre molto delicata, è una questione regionale e io aggiungo nazionale. Quello che è necessario è che ci sia eh, la possibilità di avere eh, un, accanto un governo forte che possa eh, far pesare <ride> a livello europeo eh, l'importanza di questo sito. Qui non si tratta eh, dell'ennesima azienda in crisi eh, che va diciamo, verso un lento declino, qui si tratta di una... Eh, impianto molto importante, siderurgico che moderno, in cui sono stati fatti milioni centinaia di milioni di euro di investimenti, che <coughs> ha bisogno certamente ehm, di eh, adeguare i costi di produzione a quelli che sono i momenti. Purtroppo drammatici, che la crisi economica eh, impone, ma che deve essere salvaguardato perché se non si salvaguarderà Terni, significa eh, che appunto non ci sarà speranza eh, per l'industria siderurgica in Italia e aggiungo anche in Europa, visto che Terni è stata citata anche nel piano d'azione europeo, come eh, uno degli impianti fondamentali per mantenere competitiva l'industria siderurgica europea. Locchi, i dati macroeconomici regionali spingono oh, la regione Umbria verso diciamo, parametri che assomigliano più a regioni del sud rispetto a quelle del nord. Eh, quante responsabilità se ce l'ha la politica e come intervenire in eh, queste situazioni? I dati ai che lei cita sono dati veri, e devo dire che la regione dell'Umbria, a partire dal DAP di due anni orsono, e ancor più nella premessa del quadro strategico della programmazione europea 2014-2020, in modo non reticente, questi dati li cita e lei li può ricavare proprio al di là da, dalle statistiche asettiche, anche dalle, dai documenti che fanno capo al governo regionale. La consapevolezza. Di questi fatti è la base di partenza, la premessa per fare un discorso di verità, perché da questo si può, si può ripartire. Certamente su alcuni parametri noi oggi la nostra regione ha dati che sono al di sotto del quadro di crisi della media nazionale da dove si può ripartire. Io credo che il lavoro che la Regione dell'Umbria ha impostato e sta impostando vada nella direzione giusta ed è un lavoro, ripeto, condensato da alcuni strumenti, in primo luogo eh, da quello fondamentale al quale abbiamo fatto riferimento, perché per i prossimi sei anni vale per l'Italia, vale ancora più per l'Umbria. Il grosso delle risorse che avremo a disposizione, sommate a quelle locali e nazionali, deriveranno proprio dall'Unione Europea. La prima questione è quella di innovare nella parte dell'economia che per fortuna ancora rimane, dell'impresa manifatturiera. Sostegno ai fattori che vanno bene, ad esempio l'agricoltura in questo quadro è un punto che si fa apprezzare procedere ancora più velocemente rispetto alla riforma che il Consiglio regionale eh, si è dato, la semplificazione amministrativa per rendere la vita più facile per le imprese, per le famiglie, per i singoli cittadini e intervenire anche rispetto alle, a quella parte di economia mossa dalla Regione affinché eh, si recuperi ulteriormente, fin dove possibile, spazi di efficienza e di opportunità. Sono i settori e sono questi il, il, il lavoro che è, è un lavoro in corso che dovrebbe essere ulteriormente sviluppato. E ultimo ma non ultimo, in questo contributo della Regione Umbria, noi nel, da qui alla fine de, dell'anno riusciremo a varare come Consiglio regionale i sei testi unici che sono un po', debbono co costituire un importante contributo al quadro della semplificazione. Nevi. Sì, io penso che le analisi sono ormai purtroppo tristemente note, noi lo dicevamo anche 5-6 anni fa, quando nei documenti della regione a cui fa riferimento Renato Locchi invece c'era scritto che l'Umbria era insomma, una sorta di paradiso in cui tutto andava bene e che quindi avrebbe avuto un futuro eh, diciamo, assolutamente roseo e tranquillo. Purtroppo non è così perché ci sono state anche tante riforme mancate e purtroppo al nostro avviso continuano a mancare. Eh, ieri il segretario regionale del Partito Democratico Leonelli ha fatto un passaggio sulla Galassia io dico la, la, il groviglio delle società partecipate in Umbria. Ecco, si era iniziata la legislatura dicendo che questo era un tema da affrontare per porre fine a eh, un, uno scandalo per certi versi, eh, un misto di clientele, di, 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 di cose che purtroppo sono lontane anni luce eh, da quelle che sono aziende che devono stare sul mercato e oggi ci ritroviamo a quattro anni da quelle enunciazioni contenute nel DAP con il segretario regionale, che forse impaurito dall'avvicinarsi eh, delle scadenze elettorali, dice che bisogna affrontare eh, questo tema. Ecco, io penso che ognuno deve fare il proprio lavoro, cercare di cambiare impostazione rispetto al passato. Noi giudichiamo eh, che invece il governo regionale eh, molto eh, lentamente sta cercando eh, di affrontare questioni che hanno bisogno in invece di una enorme accelerazione perché qui a forza di parlare di riforme eh, ci invecchiamo e eh, le riforme invece non, non si vedono. La stessa riforma sulla quale noi abbiamo particolarmente spinto a inizio legislatura della semplificazione, eh, della riforma sanitaria. Ecco, sono riforme ancora un po' appese, i cittadini non si rendono conto fino in fondo che cambia qualcosa. Noi vorremmo invece, e questo è compito precipuo, eh, specifico del governo regionale, che il cittadino si renda conto, e le imprese, che si renda conto che sta veramente cambiando l'approccio, che c'è una semplificazione nel, nel rapporto con la pubblica amministrazione e che ci sono dei costi che vengono finalmente tenuti sotto controllo. Partiamo da lei, Nevi, poi andiamo da Locchi. Prego, prego Locchi. Devo dire che finora la trasmissione si, con, si conduceva sul, seguendo una via un po' di inglese, però una ricostruzione propagandistica, veramente come quella di Nevi, merita una qualche, da parte nostra una qualche messa a punto. I dati dell'Umbria che oggi sono, per alcuni aspetti, Alcuni di questi dati al di sotto della media nazionale non lo erano affatto prima del 2008, non è che i documenti della regione sono stati falsi. Il punto vero è che la crisi, l'Umbria, che entra nella crisi del 2008-2009, in un certo modo, presentando parametri che su aspetti fondamentali erano migliori anche di quelli del centro e del centro Italia i cinque anni della crisi, a cinque anni dalla crisi, e una crisi che ancora permane nei termini che vediamo, l'Umbria attraversa questa fase e oggi ha dati, oggi sì, su alcuni punti peggio della media nazionale. Casomai dovremmo interrogarci sul perché la crisi che pure c'è per tutti, per la nostra regione, abbia inciso più che per altre. E anche sull'economia mossa al, alla quale io stesso ho fatto riferimento. E ha citato la presa di posizione del segretario regionale del PD Leonelli. Beh, non si può dipingere un mondo che non esiste. Noi abbiamo in Umbria delle aziende partecipate. Il Grosso già c'è stato un lavoro di riduzione ad esempio c'è stato un lavoro di contenimento, di selezione del perimetro che deve essere, entro cui debbono operare queste aziende, e però sono aziende in parecchi casi che hanno un loro equilibrio e che non hanno affatto bisogno di essere sostenute da alcunché, per cui quando noi dovremmo affrontare questo fatto, dovremo anche vedere le cose come sono, credo che quello che dice il, il mio amico Nevi si attagli più ad altre realtà dell'Italia. Veramente lo dice Leone. In questi casi. La necessità di conoscere bene i fenomeni è un fatto che vale per tutti. Se vuole replicare, noi poi passiamo a un'altra domanda, non so. Ma no, ho detto, insomma, io invito Renato Locchi a, a non fare l'errore che ha portato alla sconfitta di Perugia, cioè negare l'evidenza, è sempre un problema. Quando dicevate che il problema sicurezza era un problema relativo, eh, quando continuate a dire che il problema partecipate è un problema relativo, che non ci sono buchi, quando la Corte dei Conti ci dice che ci sono problemi serissimi anche per quanto, che si riverberanno sul bilancio regionale perché il famoso prestito fatto a Umbria Mobilità, parliamo di 17 milioni di euro, non bazzecole, anzi 20 milioni di euro, eh, è Tutt'altro che restituito dall'azienda e non si sa se e quando verrà restituito. Quindi, ecco su questo, io inviterei l'occhio alla prudenza Ha problemi perché deve riscuotere oltre 40 milioni di euro che le giunte di centrodestra della regione Lazio e di Alemanno-Roma non hanno pagato. Sì, stanno impegnando perché, a comodissime lentissime rate. Perché chi gestiva Umbria Mobilità in Umbria ha fatto contratti capestro eh, che non hanno garantito eh, l'azienda e, e, e purtroppo la, la riscossione dei tributi nei tempi Umbria previsti. Il PPL ha svolto un... Servizio a Roma, lo hanno visto Vero. tutti coloro che sono saliti su quel manescesi che è stato dipinto in passato dalla dirigenza di Umbria del PL come l'avvento diciamo, del Messia. Con diciamo. Bene, fondi comunitari spalmati in moltissime espressioni produttive regionali, il piano regionale da questa settimana sarà all'esame dei Bruxelles. Quanto puntare su queste risorse che complessivamente ammontano per il prossimo settennio a 1 miliardo 774 milioni di euro, di cui comunque la metà vanno al settore dell'agricoltura, un settore importante che prima Locchi eh, sottolineava particolarmente? Partiamo da lei, Nevi. Ma io l'ho detto in Consiglio regionale: queste sono eh, risorse assolutamente fondamentali, perché poi saranno le uniche risorse che la Regione avrà a disposizione per le politiche di sviluppo in generale, sia agricolo, sia industriale, commerciale, eccetera. Però eh, sia chiaro: insomma non attribuiamo un valore salvifico a queste risorse, perché se queste risorse hanno bisogno di cofinanziamenti dei privati eh, e quindi delle imprese. Se le imprese non ci saranno più non si utilizzeranno questi fondi. Noi quindi dobbiamo necessariamente, e da qui viene la nostra proposta, di puntare di più sull'asse 3, cioè quello della competitività delle imprese, per aiutarle. Anche accelerando l'attuazione di, di questo asse, che è quello che va direttamente a favorire diciamo, tra virgolette, la competitività delle imprese, ehm, perché appunto noi dobbiamo innanzitutto mantenere in vita le imprese che in questo momento sono in serissima difficoltà e poi eh, cercare di stimolarle a fare investimenti e quindi utilizzare i fondi comunitari. Eh, su questo poi non bastano le risorse comunitarie perché le imprese investiranno se il quadro macroeconomico complessivo del nostro paese e dell'Europa sarà un quadro chiaro e un quadro diciamo ottimistico. Eh, ecco, quindi noi dobbiamo eh, fare la nostra parte come regione, cercare in tutti i modi, lo abbiamo scritto nella risoluzione che mh, è un fatto positivo, è stata approvata all'unanimità. O meglio è stata approvata dal centro-destra al centro-sinistra con una sfumatura eh, di, 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 una, appunto, di una forza del centro-sinistra insomma ci siamo abituati, diciamo, è andata più che bene visti i precedenti insomma il centro-sinistra si spezza sempre in due o tre parti questa volta diciamo, è stato abbastanza compatto eh, ma a parte le battute eh, noi abbiamo eh, fatto un documento importante eh, che segna una linea per l'utilizzo di questi fondi ma è fondamentale che la Regione non si fermi a questo ma metta in campo tutta una serie di azioni, innanzitutto la semplificazione delle procedure per dare un messaggio alle imprese di vicinanza, eh, di, 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 di fiducia che per investire le, le, le loro eh, risorse private. Nevi, Locchi dice Nevi puntare molto sui fondi comunitari ma non eh, completamente, no? ci vogliono altre azioni, però mh, ecco, con lei mi piacerebbe Beh. soffermarci un attimo anche sull'agricoltura eh, che lei Occorre, prima toccava. Occorre sicuramente puntare molto, tutto sui fondi comunitari nel migliore dei modi da questo punto di vista, la regione Umbria è una regione che ha una sua storia e che anche adesso ha fatto valere, grazie anche ad un'iniziativa autorevole della presidente della giunta regionale. Certamente però non sono esaustivi, non è che ci si può solo affidare ai fondi europei. Noi dobbiamo però sapere che è una scommessa che l'Umbria deve continuare a, a poter eh, vincere. I fondi comunitari sono, da questo punto di vista, c'è una unità di intenti importante per la nostra regione, per cui c'è una condivisione su un atto così importante e questo è testimonia da un lato la delicatezza, ma anche la responsabilità delle forze politiche fondamentali di questa nostra regione. La competitività, nulla ho da aggiungere, questo vale anche per l'agricoltura, dove tra l'altro si assiste ad un fenomeno molto importante di tante, tantissime piccole, piccolissime aziende che sono in capo a giovani, in alcuni casi molto giovani. Che hanno fatto agraria, biotecnologie o hanno fatto un lavoro vero e oggi si, sono, si stanno mettendo in proprio. Quindi da questo versante nulla da aggiungere. Io, eh, e questo lo dice la, la, la programmazione della nostra regione, nel, nel mentre si assicura il massimo della competitività al tessuto economico che c'è, rafforzare quello che in embrione sta sorgendo adesso vedere il grande tema dell'export, anche la grande attenzione, da qui le risorse del Fondo Sociale Europeo, a coloro che sono da ieri colpiti dalla crisi e quindi eh, ci deve essere eh, un'attività che va di pari passo nel mentre si cerca di dare sostegno all'economia reale, cioè non lasciare eh, così in modo negligente eh, sempre più migliaia e migliaia di nostri cittadini umbri che hanno perso il lavoro hanno 50 anni, 52. Quindi, diciamo, i fondi europei debbono essere anche giocati nella duplice direzione. Tocchiamo un altro importantissimo tema che caratterizzerà le prossime settimane, i prossimi mesi di questa legislatura giunta. All'ultimo anno. Eh, legge elettorale regionale, tema importante quindi che con ogni probabilità dicevamo, eh, impegnerà eh, moltissime ore di lavoro di questa assemblea e anche eh, caratterizzerà in un certo qual modo i rapporti tra le forze politiche attualmente rappresentate in aula. Ma quale sarà la proposta definitiva, Locchi? Cosa immagina? La proposta definitiva è, è in fase di è in fase un po' di definizione. Ora, eh, tutte le regioni che vanno al voto eh, nel marzo-aprile 2015 sono, come la nostra, alle prese con la legge elettorale, per cui non c'è, al contrario di quanto ho letto, una, un qualche ritardo, anche perché le leggi elettorali si fanno sul finire del, del proprio mandato, in questo caso della legislatura. L'hanno fatta finora le, le regioni che sono andate al voto per motivi diversi in modo affrettato, dalla Lombardia al Piemonte, passando per l'Abruzzo e altre ancora. Ora que questo tema in questi giorni lo affronta l'Emia Romagna che dovrebbe andare al voto a novembre, tra ottobre e novembre. È ovvio che adesso una proposta, la maggioranza cerca di definirla, largamente è un po' abbozzata, definita, mancano alcuni punti che non sono o di dettaglio, dopodiché muovendo da una consapevolezza dell'attuale dell maggioranza, la più vasta possibile, la più, ma non necessariamente eh, di tuttissima la maggioranza, a questo punto si apre un confronto con le, con le altre forze che siedono in Consiglio regionale perché la legge elettorale non, non può essere né deve essere un fatto che... Eh, Fa riferimento alla sola maggioranza. Quindi, molta attenzione anche alle forze più piccole, perché poi la preoccupazione arriva da lì, no? con eh, probabile sbarramento troppo alto, troppo basso, rappresentatività di territorio. Beh, eh, il non... Partito Democratico è il partito più grande all'interno dell'Assemblea. Ecco La domanda era questa, insomma: quale sarà il comportamento. Il Partito Democratico in Umbria ovviamente cerca di essere il più numeroso possibile, come tutti gli altri, ma. Non ha una vocazione maggioritaria, per cui fa tutto lui, eh, quindi... ha un atteggiamento invece per cui eh, cerca di avere un quadro di alleanze, eh, ma senza che questo significhi che uno solo per, per il fatto di mettersi in lista certo, certo. Eh, avrà, un avrà un seggio, devi avere i voti. Allora, Nevi eh, sarà un centrodestra unito, innanzitutto, perché da questo cambierà no, molto anche. Ma io, io penso proprio di sì, nel senso che noi abbiamo fatto una proficua riunione eh, su questo argomento. È chiaro che ci rendiamo insomma, conto che siamo minoranza, quindi dobbiamo aspettare eh, la proposta della maggioranza che su questo conduce giochi, vedere se sarà una proposta dell'intero centro-sinistra, di una parte del centro-sinistra, di una parte. Eh, del PD e di altri partiti perché se ne sentono un po' di tutti i colori noi siamo assolutamente rispettosi della diciamo della dinamica di discussione interna al centrosinistra che sta avvenendo mi pare eh, anche abbastanza la luce del sole e eh, aspettiamo. Abbiamo detto uh, che ci vuole eh, sicuramente un premio di maggioranza per governare, ma che non ci sia uh, una, uh, una legge truffa sostanzialmente, cioè che con una percentuale bassa di consensi presi ci sia. Invece eh, una enorme attribuzione di, di, di seggi. Noi, tra l'altro, eh, stiamo lavorando per vincere le elezioni regionali, quindi eh, non è che facciamo un discorso che riguarda eh, gli interessi eh, dell'opposizione. Tra l'altro, c'è la, la, la Corte Costituzionale che ci ha ammonito. L'altro giorno sentivo il Premier Renzi nel. nel l'incontro col 5 Stelle, magnificare il sistema a doppio turno, abbiamo detto che anche secondo noi eh, se va bene eh, per il nostro Paese, proprio perché il doppio turno potrebbe consentirci eh, di superare il problema della eh, rappresentanza enorme che si attribuisce con, basso, con un basso consenso di voti, ecco, eh, mh, abbiamo eh, fatto questa proposta. Eh, proprio perché pensiamo che questo sia il sistema migliore per eh, selezionare bene eh, il vincitore e avere la possibilità eh, di un consiglio regionale rappresentativo anche eh, di. Di tutte le forze minori che forse col doppio turno potrebbero dire la loro maggiormente poi abbiamo detto che bisogna essere molto attenti anche alla rappresentanza territoriale perché qui il problema è che passando da 30 consiglieri regionali a 20 consigliere regionali c'è il rischio che, che appunto ci sia un consiglio regionale che rappresenti poche aree territoriali. Allora avevo preparato altre domande ma mancano soltanto due minuti e mezzo velocissimamente la soluzione nel in secondo grado del caso Rubi di Berlusconi può cambiare le sorti del governo in bene o in male in 30 secondi nevi non, non penso, nel senso che le, le, quella è una vicenda eh, che chiaramente, sì, è che chiaramente ha i suoi riflessi sulla vita politica, perché sarebbe ipocrita dire il contrario, ma io penso che forse Italia ha una linea politica molto chiara e precisa e quindi eh, su quella eh, si andrà avanti, almeno per quanto ci riguarda, eh, perché il paese ha bisogno di, di riforme. Abbiamo bisogno di eliminare questo bipolarismo che è una roba. <ride> Che non esiste in nessuna parte d'Europa, abbiamo bisogno di istituzioni più snelle, più veloci, meno costose. Quindi, se eh, il governo Renzi diciamo, proporrà eh, come, come ha fatto un riforma in questo senso, noi le sosterremo. Locchi, secondo lei. Appartengo a quella parte d'Italia che ritiene che trattare con l'onorevole Berlusconi è nella parte fondativa della Repubblica. È un problema, lo era prima della sentenza, lo rimane dopo l'assoluzione. Allora, una domanda per lei, Locchi. Via, cioè, dare il via a una fondazione per mantenere attive alcune manifestazioni ideate e realizzate da Sergio Piazzoli. Un'iniziativa che lei ha sottolineato in maniera estremamente positiva, Piazzoli, lo ricordiamo, è stato uno dei grandi personaggi della. Di, 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 di Perugia ma dell'Umbria intera per l'attività artistica nel campo musicale soprattutto. In due battute, d'accordo insomma a ricordare questa grande figura e portare avanti la sua attività, Beh, a ricordare ma anche a far sì che non si disperda un patrimonio di competenze e conoscenze che molte erano ovviamente in testa a Sergio Piazzoli, ma possono essere sicuramente anche socializzate e non si disperdano. Tornando indietro nella memoria in questi giorni l'ho dovuto fare, Perugia che è una città piccola, all'epoca 165.000 abitanti ora, ha visto esibirsi grandi protagonisti della musica del mondo e devo dire anch'io un paio di anni fui ospite a Terni della, della parte musicale degli eventi valentiniani ed erano organizzati da Sergio Piazzoli. Per cui da questo punto di vista è un, è un perugino, ma è un personaggio che parla all'Umbria interna. Perché causa quindi anche nevi su questa situazione oh, di Piazzoli, ma soprattutto anche per l'importanza no, di, 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 di certe attività culturali che riguardano il campo musicale, certo, anche per il certo. discorso turistico ed economico, se vogliamo. No, poi secondo me è fondamentale ecco, ricordare l'impostazione di Piazzoli, quindi chiaramente cercare di, di, di fare in modo che dal tra pubblico e privato nascano delle iniziative che possono portare bene, molto bene all'economia e al turismo della nostra regione, quindi assolutamente a favore. Grazie per essere stati con noi, non abbiamo grazie. più tempo per altre domande, anche se c'erano, lo faremo nelle prossime trasmissioni, grazie a Renato Locchi, capogruppo del Partito Democratico, e a Raffaele Nevi, capogruppo di Forza Italia. Grazie e a voi, grazie per averci seguito, l'appuntamento alla prossima settimana.